sono orgoglioso di poter mostrare al pubblico sia fiorentino, sia nazionale, sia internazionale, la mia collezione che ho raccolto in tutta la mia vita. Credo che sia giusto che sia condiviso con la città di Firenze il fatto di poter godere di queste opere che io ritengo molto belle e che rappresentano dei punti di arrivo, dei sogni che ho realizzato durante tutta la mia vita. Sono, diciamo, diventato appassionato d'arte quando all'età di 10-12 anni mio padre ha cominciato a collezionare. Ho visto comprare il primo quadro da mio padre nel 1950 e credo di aver avuto uno shock quando mio padre si è fatto di fare il ritratto da Ottone Rosai. E siccome io avevo 12 anni, ero un ragazzo, mi portava con sé allo studio di Rosai e ho cominciato a conoscere il mondo di questo grande artista fiorentino. Ma soprattutto nello studio vedevo, c'era il silenzio dello studio, mio padre che in posa, Rosai che dipingeva, e io mi giravo intorno, guardavo e sentivo, ho cominciato a sentire l'odore dei colori, della trielina, dei vecchi quadri che Rosai aveva in studio, magari accantonati. È stato come un colpo di fulmine, mi sono appassionato e da lì ho cominciato a collezionare anch'io, ho cominciato a collezionare quando sono diventato più maturo. Io l'arte l'ho amata veramente ed è stata sempre una ricerca, una passione. Poi nell'81, alla morte di mio padre, praticamente ho aperto una galleria qui in via Tornabuoni al numero 5. E il destino ha voluto che dopo 40 anni mi è stata offerta la possibilità di acquisire questo palazzo, il piano nobile di Palazzo Salimbeni, che ricordo è un palazzo importante a Firenze in quanto è un palazzo di Baccio d'Agnolo, progettato a Baccio d'Agnolo, costruito tra il 1520 e il 1523 ed è stato riconosciuto un capolavoro dell'architettura in quanto praticamente è stato il primo palazzo notificato in Italia nel 1865 quando Firenze sarebbe 5 anni capitale d'Italia. E poterci mettere e riunire tutta la mia collezione per me è stato un sogno che si realizzava. Il vedere insieme, mettere in queste sale, restaurarle, mettere in queste sale tutte le cose che poi ho scelto con passione insieme a Bruno Corà, abbiamo fatto una selezione, io di Fontana sono stato forse uno dei primi che l'ha voluto, che l'ha amato, quando magari l'ho scoperto prima di altri, quelli belli, insomma, quelli che amavo, quelli che rappresentavano per me un punto epocale, una storia, ecco, io quelli me li sono sempre tenuti gelosamente e 4 sono esposti in queste sale. Siamo partiti dagli inizi del Novecento e se voi entrerete in queste sale troverete una delle opere prime, il famoso ritratto che io ho visto dipingere quando avevo 12 anni, fatto da Ottone Rosai nel 52. Però per me rappresenta forse la nascita della mia volontà di collezionare, di amare l'arte. Quindi c'è questo fattore bellissimo, c'è un Boccioni altrettanto interessante, c'è un Balla che io ho comprato nonostante sapessi e fossi cosciente che era notificato perché era di interesse storico museale. Questo Balla è veramente del 1903, è un Balla meraviglioso, rappresenta un mondo tutto un particolare, si chiama Grande Serata Nera al Salone Margherita. È curiosissimo per l'atteggiamento, gli abiti delle persone, è veramente una cosa che io quando l'ho comprato stavo fulminato. Il discorso va avanti, la sala, la prima sala è un po' quella
regina del Novecento, dove ci sono un campigli stupendo, non degli anni 30, ma un po' più tardi, ma è uno dei campigli, e io ne ho lavorati tanti di campigli, ne ho avuti tanti di campigli. Questo è veramente un capolavoro. Campigli è bellissimo, c'è un Boldini che è una donna seduta su un divano, molto interessante. Ho voluto rappresentare nei Tre De Chirico uno del 1909, periodo blechiniano di Blechin, con influenza di Blechin, che praticamente è la formazione di De Chirico. Poi abbiamo messo un Ettore Andromaca proprio per significare quello delle icone che De Chirico è, un altro una piazza d'Italia. Cioè, si è voluto rappresentare con tre De Chirico, tre De Chirico tipici del lavoro di De Chirico. La seconda sala è dedicata un po' all'arte internazionale, cioè a quei quadri che mi hanno fatto aprire gli occhi sui Picasso, sui Kandinsky, sui Klee. E io ho fatto di tutto per poter averli, per poterli praticamente un collezionista fa anche delle volte delle scelte per qualcosa che gli manca. Non avevo un Kandinsky e io, quando sono riuscito ad acquisirlo, mi ha dato grande gioia e soddisfazione. Nella seconda sala si trovano Klee, si trovano due Picasso, un quadro bellissimo di Le Corbusier,